Negli ultimi due appuntamenti al Franchi, lo stadio Viola ha rappresentato il punto di ripartenza della squadra giallorossa. Nel gennaio scorso i giallorossi imposero l'1-1 alla formazione fiorentina, sbagliando anche un calcio di rigore con Di Michele. L'attaccante aveva portato in vantaggio la formazione leccese. Nel 2009 sulla panchina dei giallorossi c'era Mario Berete. La squadra leccese vinse 2-1, sempre a gennaio. Il Lecce non può certamente andare a Firenze cullandosi sui ricordi, ma spinto da quella manifesta volontà di tirarsi fuori dal guado. Sicuramente quando, come ho detto prima, quando un campionato ti trovi ultimi in classifica, ci sono delle deficienze, nel senso c'è gente che non ha fatto bene, ci sono i reparti, c'è una squadra che non sta facendo bene, senza dare colpa. Io mi assumo la mia responsabilità, come l'ho detto anche la settimana scorsa qua. Sicuramente noi grandi dobbiamo dare l'esempio, tentare sì nei momenti di particolari come questo, essere di esempio e tentare di uscirne fuori in qualsiasi modo. La classifica non aiuta sul piano morale, una vittoria servirebbe soprattutto a dare una ventata di ottimismo. È una situazione abbastanza difficile da gestire, più che altro dai ragazzi, no? Quando tu ti trovi con un distacco abbastanza importante. Alcune novità dovrebbero riguardare difesa e centrocampo. Le scelte saranno fatte non appena si avrà un quadro completo e definitivo degli acciaccati. Di Michele Muriel è l'unico asse che il tecnico giallorosso non ha smontato dopo la corsa contro la Juventus. La coppia di attaccanti nel primo tempo contro i bianconeri è stata molto poco attiva, soprattutto per un atteggiamento generale. Sicuramente per la mediana mancheranno Strasser e Giandonato. Non è la Fiorentina degli ultimi 3-4 anni, ma ha giocatori di grandissima qualità. Jovetic credo sia evidente, giocatore giovane, ma sembra che abbia 30 anni per la tranquillità che ha in campo. Al Franchi Giacomo Azzi ritroverà degli Orossi e Pantaleo Corvino, il direttore sportivo che lo portò in Italia e a Lecce. Pantaleo è stato quello che mi ha preso, che mi ha dato la possibilità di giocare nel calcio italiano e nel Lecce, no? Sicuramente grazie a lui ho potuto dimostrare, ho avuto la possibilità di poter giocare qua in Europa. Sicuramente un bellissimo ricordo, una grandissima persona, anche l'allenatore Delio, perché ritengo Delio Rossi uno dei migliori che ho avuto. Le speranze di poter ripetere l'impresa compiuta dalla squadra di Delio Rossi nel 2004 sono riposte anche nella campagna di rafforzamento, al momento ferma al campo delle ipotesi. Importante che chiunque arriva sappia qual è la realtà del Lecce, che abbia l'entusiasmo giusto per giocare in una squadra che deve lottare e deve giocare ogni partita come una finale.